E alle nostre spalle c'è una delle scritte comparse su Palazzo Manieri, un palazzo storico dell'Aquila. Siamo proprio dinanzi alla prefettura, grazie alle telecamere che ci sono e il comune andrà ad implementare ancora la presenza di occhi sulla città. Gli agenti della Digos davvero in poco tempo sono riusciti ad individuare la responsabile, ma si cercano anche i complici. Resta l'amarezza per un imbrattamento che davvero è andato a deturpare un palazzo, ma ora, oltre alla denuncia, alla multa, chi ha fatto questo dovrà anche risarcire e ripristinare lo stato originario dei luoghi. La videosorveglianza all'Aquila si sta rivelando parecchio utile per indagini, per individuare vandali. Da poco il Comune ha presentato un progetto maestoso che andrà ad implementare quanto già fatto in città e nelle frazioni. Nel caso specifico, quelle scritte ingiuriose nei confronti della polizia non sono passate inosservate in centro, ai proprietari di Palazzo Manieri non solo, un palazzo storico centralissimo di fronte alla nuova prefettura, vincolato dalla soprintendenza, ma a dare impulso alle indagini portate avanti dagli uomini della Digos, diretti dal dottor Roberto Mariani, sono state le telecamere in zona. Così ieri la Digos ha eseguito un decreto di perquisizione nell'abitazione di una ragazza di 20 anni, aquilana, denunciata per l'imbrattamento a diversi immobili. A casa sua i poliziotti hanno trovato bombolette spray, sequestrato indumenti, PC e telefonini, anche per risalire agli altri tre che erano con lei. Tutto è accaduto la notte del 6 luglio scorso, usati stencil e bombolette di colore nero contro polizia e Daspole scritte. Palazzo Manieri è un palazzo del XV secolo, ritenuto di grande interesse. Le indagini sono partite dopo la denuncia dei proprietari, come si spiegava, che si sono ritrovati le mura storiche imbrattati dalle scritte la mattina. L'analisi delle immagini video ha consentito agli agenti di scovare subito la responsabile. I quattro ragazzi erano partiti da Collemaggio e via via si sono divertiti a imbrattare alcuni palazzi del centro. Lei fa parte di un collettivo femminista locale. A parte la denuncia, rischia sino a 3 anni di reclusione, sino a 10.000 euro di multa, oltre al fatto che dovrà ripulire a spese sue. Non è la prima volta che, grazie all'uso degli occhi video, si riescono a supportare le indagini delle forze dell'ordine e il mega progetto del Comune va proprio in questa direzione. Anche il sindaco Pierluigi Biondi ha ringraziato le forze dell'ordine e spiegato l'importanza del sistema di videosorveglianza.